Bene, rieccoci. Come si sente? Sono perplessa. Come mai? Ma dubito di poter riuscire a recuperare i miei soldi. In realtà, il signor Cortesi mi ha autorizzato a farle una proposta economica. Prima però di riferirgliela, c'è un aspetto preliminare che per Cortesi è importante. Mi dica. Lei avrà capito che a Cortesi non è andata giù di non essere riuscita a trovarla nel momento del bisogno. E quindi vuole le sue scuse. Possibilmente per iscritto. Mi sembra un atteggiamento un po' infantile da parte di un imprenditore. Ma conosco l'ambiente della moda e non mi stupisce che si impunti su una sciocchezza del genere. Non sta a me, come sa, esprimermi sul punto. Le chiedo però di provare a fare un esercizio, provare a pensare come Cortesi si è sentito quando gli hanno detto che le foto non erano riuscite bene e non è riuscito a trovarla. Io non discuto che si sia trovato in una brutta situazione. Anzi, posso senz'altro dire che mi dispiace. Se vuole delle scuse, lo accontenterò. Però io lo avevo avvisato del mio viaggio via email. Ora mi sento dire che non ha ricevuto il messaggio. Ok, diciamo che c'è stato un problema tecnico. Allora la prossima volta, invece di mandare un'email, telefonerò. Anzi, farò una bella raccomandata, come dice il mio avvocato. Bene, possiamo dare per acquisite le scuse? Perché se sì, le farei l'offerta economica che Cortesi mi ha autorizzato a formulare. Oh, beh, Allora, sentiamo. il signor Cortesi è disposto a riconoscerle un saldo di 10.000 euro, che è dato dalla deduzione degli extra costi di stampa e poi la riduzione del 50% del residuo. Mi chiede di rinunciare a 20.000 euro? Mi sembra delusa. Beh, insomma, si tratta del mio lavoro. Senta, siamo in trattativa. Provi a vagliare i vari scenari che ci sono. Provi a immaginare le condizioni rispettate le quali lei sarebbe disponibile ad accettare questa proposta. Le dirò di più, in che modo Cortesi le può venire incontro, manifestarle la sua fiducia. Beh, non saprei. L'unica alternativa che mi viene in mente è ricevere altri incarichi da Fashion Victim. E per esempio, vuol dire che se ricevesse un altro incarico da Fashion Victim sarebbe disposta ad accettare un saldo di 10.000 euro? Non so, dipende dal tipo di lavoro. Sentite, sotto questo profilo, innanzitutto, signor Cortesi, nell'incontro che abbiamo avuto, ha manifestato, espresso una forte fiducia nel suo talento. E mi fa anche piacere dirle che c'è anche una grande disponibilità da parte del signor Cortesi per nuove prospettive di lavoro. Disponibilità che mi ha autorizzato a riferirle. Vuol dire che è stata fatta una proposta concreta? Sì, vorrei però che fosse il signor Cortesi a parlargliene direttamente. Cosa ne pensa, avvocato? Ma io vorrei avere un po' di tempo per discutere insieme alla mia cliente di questa proposta economica e delle alternative praticabili. È decisamente inferiore a quello che ci saremmo aspettate. Lo capisco. Ci diamo del tempo per riflettere? Prendiamo una pausa, ci rivediamo fra una decina di minuti e a quel punto direi tutti assieme. Per lui va bene. Va Va bene. bene, a più tardi.